Ciao, sono Valdo Chilese, siamo allo stand di Scarpa per parlarvi delle novità del Summer 2018. Quella qui in mano è la Furia S, l'evoluzione della Furia, la prima nata nel mondo soft di Scarpa. Cominciando dalla tomaia, ha una costruzione mista di microfibra e pelle, costruita a 7 pannelli con ovviamente senza cuciture nella zona dell'alluce e delle altre dita per garantire il massimo comfort. Parlando invece delle gomme, il cuore pulsante della famiglia Soft è l'SRT Branding System, che è questo pezzo di gomma che avvolge sia il sopra che il sotto della scarpa. In questo modo entriamo in un nuovo concetto di scarpetta, perché non siamo più sopra una superficie piana, ma quando infiliamo il piede dentro stiamo entrando in una struttura tubolare, quindi una struttura molto più consistente rispetto a una superficie piana. Quella qui in mano è probabilmente la scarpa più morbida sul mercato, uno spessore molto fine di gomma che consente quindi la minima interfaccia tra roccia e piede. Andiamo a vedere il tallone invece adesso. Come potete vedere, questa linea blu è stata prolungata rispetto alla Furia, che si interrompeva qui. Questo per aumentare la tensione della aumentare la distribuzione della tensione dalla punta al tallone. Inoltre, come potete vedere, questa superficie qui risulta liscia, quindi senza scalini, per prevenire il distacco della gomma nelle zone di massimo utilizzo del back del piede. Quella qui in mano adesso è la Maestro, ok? È una nuova linea di prodotti di scarpa, una nuova famiglia, quindi una nuova forma, un nuovo concetto. È una scarpa pensata per un utilizzo prolungato in parete, quindi per garantire il comfort per lungo tempo. Una suola intera X-Edge che copre tutta la superficie inferiore della scarpetta. Abbiamo una tomaia costruita interamente in pelle, con fori di aerazione per garantire una buona permeabilità. Abbiamo un nuovo inserto, una nuova intersuola, il Radion. Si tratta di un materiale nuovo, più rigido, garantisce un maggiore supporto. Quindi, essendo una scarpa già molto rigida, molto strutturata, abbiamo introdotto questa novità che consiste nel design di questi piccoli fori sottostanti alle dita del piede, che garantiscono mantenere una certa sensibilità. Quindi è una scarpa che riesce a unire la sensibilità al grandissimo supporto, mantenendo sempre un occhio puntato sul comfort, perché questa appunto è una scarpa per essere calzata per diverse ore in parete.